Seconda puntata e seconda chiacchierata, e oggi parleremo di trading, ecco, un argomento che affascina molto i neofiti, gli inesperti, soprattutto chi non ha mai investito in borsa. Ecco, pensa che comprando e vendendo azioni si possono fare un sacco di soldi, questa è l'idea comune. Il titolo è Trading, lascialo fare a chi lo sa fare. E già secondo me il titolo dice molto di dove andremo a parare. Questo tanto decantato trading, per me è più una malattia che chiamo comunemente tradinite. Quest'anno sembra proprio che sia scoppiato il boom di chi vuole farti guadagnare a tutti i costi comprando e vendendo in borsa in maniera rapida e veloce, con percentuali di profitto che vanno dal 40% in su. Non c'è limite ormai, si tende a promettere anche percentuali a tripla cifra. Partiamo subito dai numeri che sono le cose che contano di più quando parliamo di queste cose. Il 90% di chi fa trading perde soldi. E quindi capite che già partite svantaggiati, perché dovete entrare a far parte della nicchia di chi sta guadagnando. E questa è davvero una nicchia. Quindi la normalità quando si fa trading è perdere soldi. Spero che questo sia proprio l'intro, deve essere proprio una cosa chiara. Ok, ora passiamo al perché una percentuale così alta perde soldi. Al di là del commettere degli errori, non avere esperienza, non avere strategie, farsi prendere dalla paura, se non proprio dal panico, c'è un problema di fondo che mette nelle condizioni peggiori i trader di fare dei profitti a breve termine, ed è quello del recupero delle perdite. Sulla mia pagina Facebook, sul mio proprio profilo, ho messo anche una foto con le percentuali di guadagno per recuperare le perdite. Da questa tabella possiamo notare che già perdendo il 20%, per riottenere i soldi dovremmo guadagnare il 25%. Quindi per recuperare la nostra perdita del 20%, dovremmo guadagnare il 25%. E questi sono numeri, quindi è su quello che ci dobbiamo basare. Addirittura dobbiamo recuperare il 100% se perdiamo il 50% del nostro capitale. Riepiloghiamo, abbiamo 1000 euro, compriamo un'azione, perde il 50%, noi per recuperare dobbiamo guadagnare il 100%. Perché? Perché una volta che tu dai 1000 euro e hai perso il 50%, quindi 500 euro, poi per ritornare un'altra volta a 1000 euro devi raddoppiare, quindi dovrai guadagnare 500 euro. Capite che questi sono numeri. Non difficilmente una volta che tu hai fatto una perdita del 50%, riesci più ad uscirne fuori da questa situazione, perché sono un'azione che riesce a raddoppiare il proprio valore, non è facile trovarla. Questi sono i dati nudi e crudi, ed è sempre quello che mi interessa far notare da analista. I numeri nella finanza, come in economia, non sono importanti, sono tutto. Se non si parte dal sapere che abbiamo un chiaro svantaggio se siamo in perdita quando mettiamo i nostri soldi in borsa, non si va da nessuna parte. Ma allora perché
Perché è così decantato questo trading se praticamente tutti perdono? È per il motivo molto semplice, ecco, perché tutti quando comprano delle azioni oppure investono in borsa, che in questo caso non è un investimento, è un gioco, una scommessa più che altro, vogliono guadagnare velocemente, vogliono farlo subito. Che è proprio il contrario di quello che dovrebbe fare uno che deve investire in borsa. Quello che dovrebbe fare uno che investe in borsa, specialmente alle prime armi, che hai poca esperienza, poca conoscenza, è quello di incominciare a ragionare a lungo termine. Ecco, che cos'è il lungo termine? Il lungo termine è ragionare invece di a giorni, quindi comprare e vendere in giornata oppure in settimana, incominciare a comprare e a vendere ragionando ad anni. In questo caso, specialmente chi è all'inizio, suggerisco di avere un lungo termine che sia molto elevato, almeno 5 anni. E come gli esempi che vi farò tra poco, la condizione ideale per guadagnare in borsa sarebbe almeno 10 anni. Perché prendo questo punto di riferimento non a caso? Perché c'è un bel tool su IG.com, che si chiama investire con la macchina del tempo, lo ripeto, investimenti con la macchina del tempo, che ci permette di vedere cosa sarebbe successo se avessimo investito su un'azione del MIB, quindi del nostro listino principale, quello delle 40 aziende con più grossa capitalizzazione. Se avessimo investito in un periodo che va da un anno fa a 10 anni fa, cosa si evince andando su questo tool? Prima di tutto lo spiego. Se andate, potete selezionare tre cose: il titolo tra i 40 negli ultimi 10 anni, il capitale che avreste voluto investire 10 anni fa, un anno fa, 5 anni fa. E appunto nell'ultimo finestra c'è la possibilità di decidere il periodo, un anno, 2 anni, fino a 10 anni. Ora, se andate su questo tool, selezionate un titolo, qualsiasi titolo dei 40 disponibili, selezionate il vostro capitale e poi il periodo di tempo. Selezionate 10 anni, quindi potete scegliere qualsiasi titolo che vogliate, potete scegliere qualsiasi capitale che vogliate, però il periodo è 10 anni. Ve lo suggerisco io, mettete 10 anni. Allora, cosa noterete? Che se andate a prendere qualsiasi titolo dei 40, ripeto, qualsiasi titolo dei 40, troverete che nessuno di questi ha perso dei soldi. Con qualsiasi tipo di capitale avreste messo 10 anni fa, avreste guadagnato sempre. Questo cosa significa? Significa che non c'è cosa migliore per una persona inesperta che comprare una qualsiasi azione e tenerla per un lungo periodo di tempo. Questo statistiche alla mano. Quindi sappiamo due cose: che negli ultimi 10 anni, se avessimo acquistato qualsiasi titolo, ripeto, qualsiasi, non avremmo perso. E in più avremmo potuto avere la fortuna di indovinare tra questi 40 quelli che avrebbero guadagnato di più. Facciamo degli esempi. Brembo, ecco, se avessimo messo 1.000 euro, guarda, solo 1.000 euro su Brembo 10 anni fa, oggi ce ne ritroveremo 15.000, cioè noi avremmo guadagnato il 1.500% mettendo 1.000 euro su Brembo. Quindi avremmo avuto pure questa fortuna se indovinavamo il titolo giusto.
Possiamo parlare, per esempio, di un'altra grande azienda, Recordati. Questa è un'azienda che tengo sempre sott'occhio perché ha sovraperformato il nostro listino, il nostro MIB praticamente quasi ogni anno, a differenza di Brembo che tra l'altro ultimamente è uscita dal listino, non fa parte più delle 40 più grandi aziende italiane e quindi Recordati la vedo molto molto stabile, la vedo un'azienda davvero fatta bene, di una grande crescita e costanza nel tempo. Ecco, è sicuramente un titolo da comprare quando il nostro listino si abbassa molto. Ecco, per speculazione date sempre un'occhiata a Recordati perché è davvero una buona azienda. Ma cosa sarebbe successo se avessimo investito 10 anni fa su Recordati? Ecco, oggi ci ritroveremmo sempre con 1000 euro di capitale, ci ritroveremo con 13.813 euro. Non aggiungo altro perché i numeri sono chiari. Facendo un confronto tra chi fa trading e chi invece investe a lungo termine, mi viene in mente una famosa battuta sarcastica di Warren Buffett, che è il più grande investitore al mondo, il terzo uomo più ricco al mondo. Che diceva la prima regola quando si investe in borsa è quella di non perdere. La seconda regola è di non dimenticare mai la prima regola. Ecco, questa battuta sarcastica viene citata un po' da tutti, anche da chi fa trading, ecco, che sarebbe un po' come sentire il Papa bestemmiare, visto che stiamo parlando di Warren Buffett che è un valore investitor a lungo termine, che è proprio punta tutto su quello, a differenza di chi fa trading, che invece è uno speculatore di breve periodo. Comunque sia, pure questa battuta è da prendere come tale, perché Buffett, come tutti gli investitori, sa benissimo che è impossibile non perdere in borsa. Basta vedere pure il suo portafoglio per rendersi conto che ultimamente, alla soglia dei 90 anni e dopo almeno 65 anni di esperienza, si ritrova a sopravvalutare acquisizioni come Kraft Heinz, come dichiarato da lui, o acquistare azioni di Teva e vederle perdere di valore in pochi mesi del più del 50%. Ecco, rendiamoci conto che stiamo parlando di chi, grazie agli investimenti, è diventato il terzo uomo più ricco del mondo, dopo essere stato anche l'uomo più ricco del mondo nel 2015. Quindi è riuscito a fare tutto ciò investendo solamente in borsa. E ritornando alle percentuali che dicevamo all'inizio, quelle delle promesse dei web monitori, ecco, lui è riuscito ad avere questi profitti, quindi ad arrivare anche ad essere l'uomo più ricco del mondo nel 2015, riuscendo a fare il 20% di profitti all'anno. Quindi questa è stata la sua percentuale media. Ora, dov'è la verità? La verità, giusto per chiudere, è semplice. Buffett lo dice in una delle sue lettere molto famose, giusto per chiudere tutto il discorso trading o investimenti a lungo termine. Ecco, non è importante se voi abbiate ragione o torto, ma è importante quanti soldi fate, quanto avete ragione e quanti ne perdete, quanto avete torto. Ecco, personalmente c'è poco da aggiungere, con questa frase ha detto già tutto lui. E con questo vi saluto e vi invito anche a iscrivermi al mio canale Cambiare Tutto, Cambiare Subito su YouTube, oltre a quelli che già ho citato nella prima puntata. Ci vediamo alla prossima.